Buonasera amici e amiche bianconere, benvenuti a questa nuova puntata di Super Santos Bianconero. Non è la solita puntata dove parliamo di Juventus, diciamo io e i miei compagni di viaggio di questa avventura di Super Santos Bianconero. È una puntata a Marcord dove ho come obiettivo primario quella di offrire una recensione di un libro che ho appena terminato di leggere. Diciamo che d'estate, come tutti quanti voi, sono più libero dagli impegni lavorativi e diciamo il tempo libero lo passo in attesa delle partite di campionato anche a leggere di calcio. E soprattutto dei campioni che hanno vestito la maglia bianconera in maniera tale che riesco a rievocare certi momenti della mia infanzia e, come in questo caso, della mia diciamo fanciullezza più matura, no? Ero un adolescente quando la Juventus acquistò questo campione russo. In verità la sua nazionalità è ucraina, però l'Ucraina verrà successivamente. Faceva parte della Confederazione Russa, Sasha Zavarov. Sasha Zavarov era un campione triste, come diciamo, ci ricorda l'autore di questo libro che potete trovare su Amazon, ma anche nelle librerie specializzate. Il titolo del libro, una sorta di biografia, si chiama Storia di un campione triste e lo ha scritto Danilo Capaldi, di Torino, che io ho intenzione di, diciamo, di riscrivere, anzi già gli ho scritto, per vedere se vuole commentare, nelle nostre future puntate di Super Santos Bianconero, la sua particolare esperienza con diciamo questo volume intitolato Questo campione russo. Dobbiamo diciamo riavvolgere le lancette del tempo al periodo storico di quando Zavarov venne alla Juventus. Ci troviamo nell'immediato post Platini, eravamo alla ricerca di un campione che potesse emulare le gesta del fuoriclasse francese. Ed era una Juve di transizione, un pochettino la Juventus che stiamo vivendo in questi ultimi anni, dopo l'abbandono da parte della nostra squadra di Cristiano Ronaldo. Infatti, dopo questo abbandono di Cristiano Ronaldo, non abbiamo vinto più titoli, un po' come è accaduto all'indomani del commiato di Michel Platini con la maglia della Juve. Era una Juventus non soltanto orfana di Michel Platini, tanti altri campioni avevano lasciato o stavano per lasciare di lì la Juventus per questioni anagrafiche. Oltre quindi al fuoriclasse francese, non avemmo più dall'ultimo scudetto Manfredonia, non avemmo più diciamo Antonio Cabrini, Scirea di lì a poco avrebbe lasciato diciamo, il calcio giocato per passare ad essere il secondo di Dino Zoff, che era stato l'allenatore di Sasha Zavarov. Sasha Zavarov fu un'occasione di mercato per la Juventus. Se diciamo, andiamo indietro nel tempo, ci ricordiamo che a lasciare la Juventus sarebbe dovuto essere Michael Laudrup. Michelino Laudrup avrebbe dovuto lasciare la Juventus e Zavarov avrebbe dovuto fare compagnia a Jan Rash. Così non andò perché un altro campione triste era Jan Rash e chiese di essere rispedito al mittente, cioè di ritornare nel Liverpool che l'aveva fatto grande. Lui non si era trovato bene con la maglia della Juve, per cui aveva chiesto di essere ceduto alla sua ex squadra. A un certo momento
la Juventus era alle prese, quindi con la sostituzione del fuoriclasse francese, si facevano tanti nomi quell'estate, uno di questi era Enzo Francescoli, che giocava in una squadra francese, un altro era Lajos Deteri, un campione magiaro, definito all'epoca il Maradona dell'Est, il mai tramontato desiderio della Juventus, Bernd Schuster, ma un'occasione, diciamo, bolle, che l'avvocato Agnelli voleva espandere il proprio mercato delle Fiat in Russia, c'erano dei buoni uffici, già aveva acquistato un campione dalla, al di là della cortina di ferro, e mi riferisco a Zibi Bonic qualche anno prima, quindi aveva una sorta di corsia privilegiata e arrivò a tesserare quello che era definito da tutti non tesserabile, un giocatore dell'ex Unione Sovietica. Si ebbe un grandissimo risalto, diciamo, di questo acquisto, diciamo, su scala mondiale, perché proprio per le sue origini, diciamo, sovietiche, nessun campione, nessun giocatore sovietico era mai venuto in Occidente, e allora Sasha Zavarov viene acquistato dalla Juventus, la prima squadra ad acquistare un campione dell'ex Russia. Allora, questo libro inizia con un'intervista a Sasha Zavarov. C'è anche un'intervista, diciamo, alla fine del libro, ad Alenikov, che un anno più tardi avrebbe fatto compagnia a Sasha Zavarov, sempre un giocatore dell'ex Russia, però era bielorusso, mentre diciamo, Zavarov veniva da Kiev. Zavarov esordì con la maglia della Juventus in una partita che diciamo, lasciò presagire che a Torino non sarebbe stato rose e fiori, diciamo, la sua avventura. E esordì infatti in una partita di Coppa Italia contro l'Ascoli, dove la Juventus perse 2-0, quindi non lasciò presagire nulla di buono il suo esordio in maglia bianconera. Zavarov fu un campione incompreso. Zavarov arrivò in una Juve in dismissione di grandi campioni, ma Zavarov era un ottimo calciatore. Io ero affascinato da adolescente, guardavo le partite per quel poco di calcio che veniva dato in TV, guardavo soprattutto gli europei e i mondiali. E Zavarov aveva sempre grandemente impressionato. Io lo ricordo come un genio del calcio. All'epoca si sprecavano i paragoni con Maradona. Lui aveva dei colpi tecnici veramente eccezionali. Si muoveva tra le linee, era un funambolo Zavarov, aveva una visione di gioco eccellente. Faceva degli assist bellissimi, segnava su punizione, segnava, diciamo, sullo stretto. Era veramente un calciatore molto 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 forte. Quello che però la Juventus diciamo, probabilmente non tenne in conto quando decise di acquistare Sasha Zavarov era che proveniva da un mondo completamente diverso da quello, diciamo, occidentale. Tant'è vero, basti pensare che lui percepiva lo stipendio di un operaio, e quando i calciatori italiani avevano stipendi di 250.000 dollari, lui percepiva uno stipendio di 1.200 euro. Al cambio attuale, sto parlando in euro, ma all'epoca eravamo in lire, si parlava delle 750.000 lire, che erano la paga di un operaio. E fu un affare per tutti, per la Juventus, che acquistò un giocatore di quella levatura,
dando poco più di 2 miliardi di vecchie lire alla Federazione Russa, che era una federazione centralizzata, mentre intanto Massimiliano Fantasia che ci saluta, anche Giuseppe Laspina che mi fanno compagnia in questa live. Sono contento, se mi chiedessero di entrare, io li farei entrare tranquillamente questi miei amici, no, di avventure di Super Santos Bianconero. Ebbene, diciamo, stavo parlando di un affare, di questo affare Zavarov, che per pochi spiccioli doveva garantire quel salto di qualità tecnico che la Juve voleva fare. Ci troviamo negli anni in cui c'era il Napoli di Maradona, una squadra fortissima, c'era il Milan di Sacchi, un'altra squadra fortissima che, oltre a vincere un campionato, era la regina d'Europa al tempo. C'era la Sampdoria di Vialli e Mancini, c'era l'Inter dei tedeschi, quindi la Juventus era, diciamo, tra le grandi, una nobile decaduta, se vogliamo. Stava cercando una propria identità e stava cercando i suoi campioni attorno ai quali far crescere giocatori normali, diciamo, a quel tempo che diciamo, facevano parte della compagine bianconera. E vi inizio a leggere qualche passo del romanzo che mi ha portato indietro nel tempo, quando ero poco più di un ragazzo e vivevo con molta, molta, diciamo, passione, la stessa di adesso, ma forse un po' più grande, diciamo di oggi, e quindi vivevo con passione, leggesta, e si aveva tanta fame di calcio, perché il calcio in TV era una cosa molto più rara di quella naturalmente di oggi. Massimiliano ci dice che Marocchi raccontava che abitava la villa di Rush. Sì, effettivamente è proprio così, tant'è vero che anche Danilo Crepaldi ci dice che abitava la villa che era precedentemente stata occupata da Ian Rush, ma che precedentemente ancora fu abitata da Messie Leroy Platini. Era una villa molto bella, lui, diciamo, abitava in Russia un umile appartamento, quindi era anche un pochettino frastornato. Vedeva i suoi compagni di avventura con la maglia bianconera venire con i macchinoni agli allenamenti alla SeaSport, mentre lui aveva un'umilissima Duna, una Fiat Duna che si poteva permettere con lo stipendio molto basso che percepiva. Quindi le difficoltà di ambientamento di questo campione erano dovute anche a delle difficoltà di carattere socioculturale che aveva questo ragazzo. Era un 26enne proiettato in un mondo che non capiva, effettivamente, come ci ricorda Massimiliano Fantasia, aveva lasciato parte della villa vuota, perché occupava due sole stanze con la propria moglie Olga. Lui, diciamo, rifiutava anche diciamo, le uscite con i compagni, non era molto ambientato, perché aveva una barriera linguistica molto molto forte. Era un giocatore molto timido, riservato, aveva difficoltà di lingue, aveva un interprete, l'avvocato Agnelli, la società Juventus, Boniperti, gli diedero un interprete e un insegnante di madrelingua. Però lui aveva anche difficoltà ad imparare l'italiano e ad ambientarsi, oltre che sul campo, anche sulla vita di tutti i giorni. Soffriva la pressione che, sebbene una città molto
molto meno calda di quelle meridionali come Torino, non gli garantiva, diciamo, quella privacy di cui lui aveva bisogno. Si stupiva che veniva circondato dall'affetto dei tifosi, lui voleva poter andare a fare la spesa al supermercato con la moglie e soffriva di essere riconosciuto. Soffriva di avere i giornalisti alle calcagne, chi lo spiava, chi gli faceva anche delle domande scomode, soffriva i paragoni con Platini. Si aspettavano i tifosi e i giornalisti di avere un campione un po' sborone, come era stato Michel Platini, che prendesse per mano la squadra e che diciamo, la portasse da solo a vincere le partite. Ma Sasha Zafarov, oltre ad avere queste barriere culturali, linguistiche, sociali, era un calciatore che era ben incardinato nel calcio totale di Lobanovsky, che era una sorta di padre putativo, era stato una sorta di padre putativo del fuoriclasse sovietico. Era un calcio molto moderno, dove ciascuno doveva muoversi con determinati sincronismi tattici, e lui offriva quello spunto di qualità in un'orchestra che sapeva suonare, diciamo, all'unisono, in maniera, lo spartito in maniera impeccabile. Zafarov ebbe difficoltà con l'allora allenatore della Juventus, Dino Zoff. Ebbe difficoltà con parte dei compagni di squadra, ebbe difficoltà un pochettino con tutto l'ambiente calcistico italiano, che voleva da Zafarov tante cose che lui non era in grado in quel momento di dare alla Juventus. Quando Alexander Zafarov, subito dopo il Mondiale in Italia 90, lasciò la Juventus per accasarsi ai francesi e Nancy, nessuno lo rimpianse. Inizia così il libro di Danilo Crepaldi. Effettivamente anche noi juventini non lo rimpiangemmo, perché ci venne acquistato quell'anno il fuoriclasse Roberto Baggio, e quindi, diciamo, non avemmo spazio per i rimpianti di questo fuoriclasse russo, che si era mal ambientato in quel di Torino. Massimiliano ci ricorda certamente un secondo tempo maiuscolo contro il Napoli, che finimmo con perdere 3-5 con il Napoli di Maradona, dove veramente Zafarov da solo prese per mani la Juventus, dopo che nel primo tempo tutta la Juventus fu abulica e stava perdendo con un sonoro 3-0, Sasha Zafarov mise in piedi da solo la riscossa bianconera nel secondo tempo. Partita che la Juventus aveva parzialmente recuperato per 2-3 e che poi finì col perderla per 3-5. Ma Zafarov praticamente, come vi dicevo prima, apparteneva a un laboratorio che era un laboratorio tattico di Lobanovsky, che è una figura chiave nella carriera di Zafarov, e che diciamo gli offriva anche una sorta di ancora di salvataggio quando lui si sentiva non capito e triste per l'avventura torinese, che non procedeva per il meglio, comunque non procedeva per quelli che erano i desiderata di Alexander Zafarov. Il calcio dell'Unione Sovietica era un calcio veramente per quei tempi entusiasmante, moderno, che in un certo qual modo si poteva avvicinare a quello che era il calcio di Arrigo Sacchi nel Milan. Nel 1986 Gorbaciov era appena salito al potere, ma la guerra fredda, anche se le parole perestroica, sto leggendo, diciamo, alcuni passi significativi del libro di Danilo Crepaldi,
anche perché nel 1986 Gorbaciov era appena salito al potere, ma la guerra fredda, anche se le parole perestroika, che vuol dire ricostruzione, o glasnost, che vuol dire trasparenza o libertà di espressione, o puskorienie, che vuol dire accelerazione, stavano entrando, seppur timidamente, nel parlato nel comune sovietico. Era ancora lì la propaganda anticapitalista est e quella anticomunista ovest, che la facevano da padrone. Stava per crollare il muro di Berlino. Lobanovsky, in quel 1986, scelse di ricostruire quindi una nazionale che veniva ricostruita dalle macerie, come ancora una volta ci ricorda Massimiliano Fantasie, che ha bene a mente quello di cui sto parlando, era la Russia dei vari Blokin e Schengen. Zavarov era considerato un po' la stella, c'era Protasov, Mikhailishenko, Alenikov, Belanov, c'erano tanti buoni, buonissimi calciatori in quella Russia. E Lobanovsky in quel 1986 scelse di costruire la nazionale sovietica sull'asse portante della sua Dinamo Kiev. Quindi Lobanovsky in quel momento allenava sia l'Unione Sovietica che la Dinamo di Kiev. Quindi diciamo che l'Unione Sovietica volle affidarsi a Lobanovsky che e al suo blocco della Dinamo di Kiev per rilanciare il calcio sovietico. Nella stagione 1982, mentre l'Unione Sovietica disputava con discreti risultati i campionati mondiali di Spagna 82, Zavarov realizzò 11 reti nel campionato cadetto, offrendo spesso prestazioni di altissimo livello, tanto che Lobanovsky nella stagione successiva lo volle nella sua Dinamo di Kiev. Con la Dinamo, Zavarov vincerà due titoli sovietici, due coppe dell'Unione Sovietica, una Supercoppa sovietica e una Coppa delle Coppe. E Lobanovsky trovò, come ci ricorda sempre l'autore del libro, un padre putativo, uno che entrava anche in gamba tesa polemicamente con l'impiego tattico che Dino Zoff aveva pensato per lui nella Juventus. Ma veniamo a quando Sasha Zavarov si accasò con la maglia della Juve. Per ironia della sorte, Sasha venne alla Juventus nell'Italico Stivale, che era considerata dai più come la squadra principe del capitalismo, quindi la squadra di Gianni Agnelli, no? Che era il patron della Fiat. L'operazione fu portata avanti grazie ai buoni uffici di Gianni Agnelli, patron della Fiat, presso la nomenclatura sovietica, un po' quello che vi avevo preannunciato prima. In fondo la fabbrica d'automobili torinesi è da sempre legata a doppio filo alla Juventus. Era presente in Unione Sovietica da anni e negli stabilimenti di Togliatti Grad aveva insegnato a migliaia di operai comunisti a produrre automobili. Inoltre Gianni Agnelli aveva già portato alla sua amata Juventus un altro giocatore, ma anche questo ve l'ho già detto, da oltre la cortina di ferro, il polacco Zbigniew Boniek. Quindi titoloni all'epoca sui giornali per l'acquisto di Sasha Zavarov, molto molto atteso nel campionato italiano e a maggior ragione nella Juventus, che era comunque era ed è la squadra più importante del nostro calcio. L'affare Zavarov appariva a tutti come una manna venuta dal cielo. Lo Stato sovietico avrebbe incassato 2 milioni di dollari e Gorbaciov un'ottima pubblicità per la sua perestroica, dimostrando che i capitalisti in URSS erano adesso i benvenuti. Sasha Zavarov arrivò molto umilmente in Italia, arrivò con un completino, diciamo,
molto molto casual, una maglietta Pop 84, ve la ricordate, no? La maglietta con la scritta Pop 84, e ai giornalisti che lo bombardarono di domande: hai già firmato per la Juventus? Sasha rispose: non lo so, non è ancora firmato niente, vedremo in questi giorni, deciderà l'allenatore, nella fattispecie Lobanovski, ma non ho parlato con nessuno, non ho ancora firmato niente, forse qui avrò modo di parlare con i dirigenti italiani. Non mi ritrovo molto con tanti giornalisti addosso, sono molto timido, forse è soltanto questione di farci l'abitudine. Fu accolto con vari nomignoli Sasha Zavarov, ambasciatore della perestroica, uomo di Kiev, figlio della rivoluzione gorbaciovana e soprattutto erede di Michel Platini. È vero, Massimiliano, lo ricordo anch'io, Pop 84 era anche lo sponsor dell'Ascoli. Che quanti bei ricordi, veramente, di un calcio non ancora corrotto, no, da questo antijuventinismo imperante. Un calcio che vedeva, certo, invidiava anche la Juventus, ma la vedeva come la fidanzata d'Italia, una squadra da cui da imitare, da cui diciamo trarre anche la propria ricchezza, perché gli stadi, tutti gli stadi d'Italia, quando andava a giocare la Juventus di Platini, ma di tutti i fuoriclasse che si sono diciamo avvicendati con la maglia della Juventus, aveva sempre riempito tutti gli stadi d'Italia. E se non era la prima squadra dei tifosi di una città, era comunque la seconda squadra in ordine di importanza. Veramente, quando ricordo il calcio degli anni 80 e degli anni 90, provo una morsa al cuore per le emozioni che quel calcio era in grado di darci. Il giorno successivo, nella sede della Juventus a Piazza Crimea, me la ricordate la sede della Juventus a Piazza Crimea? Io la sono andata anche a visitare ultimamente, quando sono andata a Torino, proprio per rivivere un pochettino quelli che erano i miei ricordi di ragazzo. Uno Zavarov, visibilmente emozionato, coadiuvato dall'interprete, rilasciò le sue prime dichiarazioni da giocatore della Juve, spaziando su vari temi. La gente italiana mi sembra simpatica e cortese, un giornale sovietico avrebbe scritto che mia moglie avrebbe paura della mafia, storie. Dalle mie parti si dice che Dio abbia creato un paradiso in cielo ed uno in terra, che era proprio l'Italia. Sì, una palazzina Liberty, molto bella, molto graziosa, con una scalinata, anche se a stile Liberty, davvero pregevole. E c'era quell'aura di sacralità che oggi un pochettino si è persa, no? Tra i campetti dove la Juventus suole alla Continassa allenarsi, c'è tutta una magnificenza di modernità con il J-Hotel, il J-Medical, il museo, lo stadio di proprietà. La Juventus adesso trasuda modernità, mentre all'epoca era tutto un po' più aulico, tutto un po' più sacro, anche negli edifici di rappresentanza che evocavano appunto quello stile sabaudo molto molto caro, che incarnava molto bene anche personaggi del calibro di Boniperti, dell'avvocato Agnelli e del dottor Umberto. Quindi Zavarov, in fin dei conti, era contento, no? Per lui era tutto nuovo, era come una giostra venire in Italia. Però poi ci fu un esordio disastroso, quello di cui avevamo parlato e che voglio ricordarvi con, se mi riesce, una slide. Un attimo di pazienza, eh. Eccola qui. Eccolo qua. Scusate, ma purtroppo devo fare tutto da me e non è sempre facile. Vedete, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport dell'epoca, dove si legge anche questa tesa
questa emozione di avere Zavarov che debutta per la prima volta in un campionato occidentale, quindi il primo sovietico del nostro calcio. E Gianni Agnelli, l'avvocato innamoratissimo della Juventus, corre ad andare a vedere questo campione. Ovviamente, mentre come Maradona, Zavarov ha una tecnica incredibile. Può decidere una partita in qualsiasi momento, sa organizzare il gioco e sa difendere. Questo è quello che dicevano i giornali dell'epoca. Vedete, un campione che illumina come Platini e Maradona. Queste erano le attese per il timido Sasha Zavarov. Titola sempre il libro di Crepaldi, nel capitolo che riguarda l'esordio di Sasha, un esordio disastroso. Juventus-Ascoli 0-2. Diciamo che mentre Lobanovsky pronunciava quindi le parole che incoronavano, no? Zavarov nell'Olimpo del calcio insieme a Maradona e Platini, uno spasato Zavarov si preparava ad esordire con la maglia della Juventus. Era la sera del 14 settembre del 1988, il campionato di Serie A era fermo a causa della presenza della nazionale olimpica italiana ai giochi di Seul, e nonostante la pausa forzata del massimo campionato italiano, i tifosi poterono consolarsi con la Coppa Italia, che all'epoca vedeva protagoniste le massime compagne di Serie A fin dai primi turni, quindi non come adesso che entrano in gioco le squadre più blasonate nei turni successivi. In quella calda estate di metà settembre, quindi, anche la Juventus scese in campo ospitando fra le mura amiche dello stadio comunale l'Ascoli di Lario Castagnero. Causa Olimpiadi, i bianconeri lamentavano le assenze contemporanee di Tacconi, di Mauro, di De Agostini e di Galia. Ma a nobilitare l'abito sfoggiato dalla vecchia signora c'era, con la maglia numero 10, una volta appartenuta a Messier Michel, Alexander Zavarov. Ciò bastò per richiamare allo stadio comunale qualcosa come 30.389 spettatori paganti per un incasso di 474 milioni di vecchie lire. Qualcuno potrà pensare che poco più di 30.000 spettatori paganti non fossero in fondo così tanti, ma se si pensa che solo pochi anni prima, per l'esordio in bianconero di Platini e Boniek, ne vennero solamente 18.000, i 30.000 più tifosi bianconeri apparirono di colpo come tantissimi, anche perché erano tutti lì per ammirare il nuovo asso juventino, proveniente da oltre la cortina di ferro. Quindi questo vi fa capire come erano le attese del tempo per questo campione sovietico. Un campione sovietico che purtroppo esordì in bianconero, deviando nelle spalle del proprio portiere la palla in rete, quindi facendo un autogol. Diciamo che anche questo esordio minò le convinzioni di Zavarov come giocatore della Juventus. Io stesso rimasi sconcertato da un esordio così brutto di Zavarov. Già esordire, diciamo, in maglia bianconera e non offrire una prestazione ragguardevole può essere una cosa brutta per un campione, però esordire tu che sei il faro della Juventus con un autogol è qualcosa che difficilmente riesci a scrollarti di dosso. Sasha era carico, come ci ricorda Crepaldi, aveva voglia di far bene e da subito cercò di mettersi a servizio dei compagni di squadra che lo cercavano. Dopo pochi minuti entrò in possesso di palla sulla tre quarti destra della metà campo bianconera e con un lancio di 40 metri provò a innescare Rui Barros, che però fu anticipato dal difensore jugoslavo dell'Ascoli, Aslanovic. Il pubblico applaudì e Sasha provò ancora a duettare con Altobelli.
il quale servì Barros, che sprecò malamente. Ogni volta che il numero 10 sovietico toccava la palla, il pubblico pareva impazzire, ma l'imprevisto era appunto dietro l'angolo. Al sedicesimo, l'Ascoli conquistò un calcio di punizione a posizione centrale, a circa 10 metri al limite dell'area juventina. Zavaro andò in barriera e il tiro scagliato al centrocampista marchigiano Giovannelli andò a incocciare il sovietico, che suo malgrado spiazzò il proprio portiere Luciano Bodini, l'eterno secondo juventino. Quattro minuti più tardi, dopo un contrasto di gioco, Sascha dovette abbandonare il terreno di gioco per infortunio, venendo sostituito da Antonio Cabrini, mentre Zavarov era sotto la doccia. Al trentesimo l'Ascoli raddoppiò con Paolo Benetti, chiudendo di fatto la partita, quindi un esordio veramente bruttissimo. Però dopo questo esordio bruttissimo c'è l'esordio in campionato, ed è stato un esordio anche degno di nota. Diciamo che la sua esperienza juventina ha avuto non soltanto bassi, ha avuto anche degli alti. Sascha Zavarov ebbe, soprattutto nel primo, nei primi momenti diciamo di calcio vissuto con la maglia bianconera, ha avuto l'appoggio di Tino Zoff, del suo staff, del suo secondo, di Gaetano Scirea, del compianto Gaetano Scirea, che fecero di tutto per metterlo a proprio agio. Cito sempre i passi di Danilo Crepaldi: fecero di tutto per mettere a suo agio, ma Zavarov arrivava da un mondo troppo diverso e con pochi spunti in comune con la realtà italiana e torinese. Nello spogliatoio era silenzioso, quasi chiuso in se stesso, anche se in qualche modo riuscì a legare con il danese Michael Laudrup. Tutto il contrario di quel Platini di cui avrebbe dovuto raccogliere eredità e che era sempre sorridente e ciarliero. Diciamo che per l'ultimo incontro della Coppa Nazionale, Zavarov, una settimana dopo l'esordio con l'Ascoli al Comunale di Torino, di cui abbiamo parlato, no? Fu tenuto in quel di Como per la seconda giornata del mini torneo di qualificazione ai quarti finali di Coppa Italia, a riposo precauzionale per l'infortunio che aveva subito, una sorta di contrattura muscolare, e la Juventus dell'edizione della Coppa Nazionale del 1888-89. In tribuna d'onore, in pochi guardarono la partita, tutti gli occhi erano puntati sullo zar mestamente seduto su uno dei seggiolini dello stadio Giuseppe Sinigaglia. Zavarov seguì tutto l'incontro in silenzio ed infastidito dai tifosi vicino a lui, che reclamavano un suo cenno, una sua parola. Per l'ultimo incontro del girone di mini girone di Coppa Italia, la Juventus era impegnata a Rigamonti di Brescia in una partita che aveva il valore di un amichevole, dato che entrambe le squadre, sia il Brescia che la Juventus, erano già state eliminate dalla Coppa Nazionale in virtù dello 0-2, dello 0-0 successivo con il Como, e quindi erano virtualmente eliminate entrambe le squadre, Brescia e Juventus, che diedero però diciamo conto a questa partita a Rigamonti, dove Sascha fu regolarmente in campo con la maglia numero 10. E quella sera, come ci ricorda ancora una volta Massimiliano Fantasia, vinciamo 2-0 con Sascha che prende per mano la Juventus, la condusse alla vittoria con un gran gol su un calcio di punizione e un assist vincente. In quel di Brescia, sia per l'asso sovietico che per la vecchia signora, era difficile far peggio delle due precedenti uscite. Ma nonostante la vittoria bianconera contro le rondinelle, Zavarov conobbe la prima delusione della sua esperienza italiana, cioè l'eliminazione della Coppa Italia. I compagni però quella sera lo festeggiano a lungo, in una saletta dei ristoranti di Altobelli a Brescia. La sua prima vittoria italiana fu bagnata con dello spumante e dall'immancabile telefonata ai Boniperti del giorno dopo, che lo chiamò a casa mentre Zavarov ancora dormiva. Boniperti, come Agnelli, erano soliti chiamare all'alba,
i nostri giocatori. Il presidente, attraverso gli interpreti, mandò un messaggio di ringraziamento che lasciò interdetto Sasha, il quale era convinto di aver fatto né più né meno il proprio dovere. Mai sia la dirigenza della Dinamo di Kiev che Lobanovsky erano stati lì a complimentarsi per un gol o un assist, e quindi sembrò tutto nuovo per Zavarov, che affermò quanto sono strani questi occidentali. Il sovietico, dopo la partita del Rigamonti, provò a regalare fiducia all'ambiente e a se stesso. Quindi diciamo la Juventus di Sasha in realtà offrì anche scampoli di bel calcio e di gol e assist da parte di Zavaro. In quel clima, vi leggo sempre, estraggo, no, delle parti che mi ero appuntate del libro di Danilo Crepaldi. Il sovietico, dopo 3 minuti, stiamo parlando di una partita con gli ariani del Como, di Milton e dello svedese Corneliusson, per la prima giornata del campionato di Serie A 1988-89. Il primo tempo dei bianconeri fu sontuoso e fu merito grandemente di Sasha Zavarov. Il sovietico, dopo 3 minuti, dialogò con Gigi De Agostini e si trovò circondato dai 5 difensori del Como. Zavarov accarezzò la palla con la suola, lasciando sul posto 3 dei suoi avversari, poi con un esterno destro delizioso servì lo stesso De Agostini, che da dentro l'area di rigore, con una rasoiata mancina, portò in vantaggio i bianconeri. Ameri, a tutto il calcio minuto per minuto, commentò: Juventus in vantaggio con De Agostini, servito da una magia di Zavarov. Gli uomini di Zoff concluse il primo tempo sul 3-0 grazie alle reti di Laudrup e Buso, quest'ultima figlia di un meraviglioso velo dell'uomo della perestroica. Partita chiusa e 10 lode per il numero 10 sovietico. Nella ripresa Zavarov calò notevolmente, ma la sua giocata, dopo solo 3 minuti di gioco, valeva da solo il prezzo del biglietto. Boniperti e Agnelli, così come tutti i tifosi juventini, si sfregavano le mani. Sasha, a fine partita, intervistato i giornalisti, stranamente senza interprete, ascoltò le loro domande sorridenti senza capirle, dicendo: bene, bene, molto bene. Tutte queste attenzioni a Sasha non piacevano. Lui era abituato ad essere ignorato dai giornalisti, dai dirigenti, perché lui, col suo piglio da soldato, qual era, pensava di aver fatto semplicemente il proprio dovere. Come ci ha ricordato prima Massimiliano Fantasia, oltre alla villa che fu di Platini e Rush, la Juventus pagò tutte le utenze, proprio ben consapevole che lo stipendio di Sasha era poco e niente. Gli aveva messo a disposizione una macchina, gli aveva aperto conti in alcuni centri commerciali turinesi e anche in alcuni ristoranti, per poter mettere a proprio agio e non farlo sentire diverso dagli altri giocatori che avevano una vita agiata. Inoltre aveva imposto a tutti gli altri calciatori, così come ha ricordato Pasquale Bruno in un'intervista lasciata al Corriere della Sera, di recarsi agli allenamenti con delle macchine Fiat per non metterlo a disagio. Quando Zavaro manifestò la sua insofferenza alle attenzioni dei tifosi, la Juve gli mise a fianco 2 guardie del corpo, le quali facevano avvicinare i tifosi al sovietico il meno possibile. Quest'ultima cosa spiazzò ancora di più l'uomo di Kiev. Era la vigilia della seconda giornata di campionato, in cui i bianconeri avrebbero ospitato al Comunale di Torino il Cesena. Ebbene, anche lì erano tutti quanti al vecchio Comunale ad aspettare l'uomo arrivato da oltre cortina. I botteghini, sempre come ci ricorda Danilo Crepaldi, erano chiusi con la scritta tutta esaurita. Sembravano dire: tornate a casa, brava gente, lo stadio è pieno da scoppiare.
oppure state lì fuori ad aspettare che il vulcano erutti per un gol di Altobelli, Barros, Laudrup oppure Zavaro. Io tornai a casa triste e quella domenica la Juve deluse, facendosi bloccare dai modesti rovagnoli sul risultato di 2-2. A non deludere però fu Zavaro. Prima servito da Galia, portò in vantaggio la Juventus con un sinistro dal limite dell'area, su cui il futuro portiere del Milan, Sebastiano Rossi, non poté fare altro che inginocchiarsi e applaudire la protezione sovietico. Successivamente regolò ai palati fini dei tifosi bianconeri altre giocate d'altra scuola, puntualmente sprecate dagli avanti bianconeri. In quel match la Juventus palesò notevoli difficoltà difensive che permisero ai romagnoli, nonostante un grande tacconi, di raggiungere il pareggio. E quindi Zavarov faceva, dava sfoggio della sua tecnica, però non bastava perché aveva una Juventus davvero poca roba, una Juventus in declino, una Juventus, come abbiamo detto prima, di transizione. E così, va avanti, tra molti altri, il campionato della Juventus di Sasha Zavarov, che impreziosisce le proprie partite con assist e anche qualche gol. Tutti sono pazzi di Sasha Zavarov, fino a un Juventus-Napoli che andò in scena in una tiepida domenica autunnale. Più di 50.000 cuori bianconeri batterono all'unisono con la speranza che resterà vana di spingere la Juventus alla vittoria. Il primo tempo per gli uomini di Zoff fu un calvario e al duplice fischio che mandò le squadre a riposo, il tabellone luminoso dello stadio comunale recitava un impietoso Juventus-Napoli 0-3. Zavarov, a differenza dell'avversario Maradona, era stato impalpabile. Nella ripresa, però, mentre i fischi dei tifosi juventini riempivano l'aria, Zavarov si risvegliò, così come le principesse si risvegliano dopo essere state baciate da un principe. Dapprima recuperò palla sulla tre quarti avversaria e mandò con un passaggio che pareva di più un colpo da biliardo in porta Galia, che realizzò il gol dell'1-3. Successivamente, con una speccata degna del miglior Nureyev, deviò alle spalle dell'estremo difensore napoletano Giuliani il gol del 2-3, e a questo punto la partita si era riaperta, ma le deficienze difensive della Juventus permisero a Napoli di portarsi sul 2-4. De Agostini riaprì sul rigore, ma nel finale Renica, sempre agli 11 metri, fissò il punteggio sul 3-5 finale. I 20 minuti in cui Zavarov prese in mano la Juventus rimasero però impressi nella memoria di tutti. Molti erano convinti che Zavarov fosse veramente il nuovo Platini. Ma di lì in avanti l'uomo di Kiev andò in crisi e la settimana seguente del successo dei bianconeri su Lecce per 1-0 venne espulso nel finale per un brutto fallo sul difensore giallorosso Miggiano. Fu il primo segno di stanchezza e sofferenza manifestato in Italia da sovietico. Ebbene, di lì in avanti Zavarov si intristì sempre di più, offrendo poi prestazioni a ribasso nella Juventus, tant'è vero che anche lì si parlò di una Juventus che dovesse poi nell'anno successivo liberarsi di questo campione triste sovietico per cercare nuove strade, per addivenire alla vittoria. Dobbiamo anche ricordare che Zavarov a quel tempo, per ragioni di tesseramento, non ottenne il transfert per disputare le partite del campionato della Coppa UEFA. Il sorteggio nei quarti finali di Coppa UEFA fino ai quarti di finale, perché la Juventus non poteva appunto schierare Sasha Zavarov. Parliamo della delusione di Napoli di quella Coppa UEFA che poi il Napoli si aggiudicò nella bacheca. Il sorteggio dei quarti di finale della Coppa UEFA 1988-89 propose il derby fra la Juventus di Zavarov e il Napoli di Diego Armando Maradona.
La situazione delle due compagini era assolutamente diversa. Da una parte il Napoli si trovava al secondo posto in classifica, cercava disperatamente di tenere il passo dell'Inter che sembrava un rullo compressore. Il suo uomo di maggior spicco, Maradona, stava disputando un campionato come al solito superbo, condito da gol e magie che stavano appassionando i tifosi napoletani e non solo. D'altra parte la vecchia signora arrancava fra la quinta e la quarta posizione cercando disperatamente un piazzamento UEFA per disputare la Coppa UEFA la stagione successiva. Se il portoghese Rui Barros stava disputando un ottimo campionato, di contro l'uomo arrivato da oltre Cortina per far fare ai torinesi il salto di qualità sembrava un pulcino bagnato, solo e spaesato. A nulla erano servite le parole del suo ex maestro Lobanowski e neanche la fiducia che Zoff gli stava accordando. Zavaro sembrava un oggetto estraneo alla squadra che giocava un campionato a sé. Ogni tanto illuminava la scena con qualche apertura o qualche tocco delizioso, che però risultavano essere fini a se stessi. Inoltre non segnava proprio da quel maledetto Juventus-Napoli 3-5 di cui abbiamo parlato precedentemente. I tifosi della curva Filadelfia, il covo più acceso del tifo bianconero, aveva iniziato, seppur in maniera sommessa, a criticarlo e a fischiarlo. In molti sussurravano a denti stretti che lo zar di Kiev fosse in realtà un bidone, neanche lontanamente paragonabile al loro idolo Michel Platini. A salvarlo da una contestazione più selvaggia e marcata fu probabilmente il fatto che gli ultra bianconeri sapevano che il sovietico guadagnava quanto loro e che comunque la squadra che aveva intorno non era neanche lontanamente paragonabile a quella che il francese aveva avuto attorno a sé. Sì. A mettere ancora di più in difficoltà il sovietico ci pensava la stampa e i media italiani, sottolineando il fatto che anche Lobanowski lo avesse scaricato, dato che non l'aveva convocato più in nazionale dal 19 ottobre del 1988. Ma questo non era vero, perché Lobanowski lo ne apprezzava tantissimo, lui voleva soltanto evitargli viaggi intercontinentali e voleva fare in modo che il giocatore si ambientasse quanto prima in quel di Torino. Diciamo che Zavarov aveva anche manifestato delle insofferenze, era stufo, non le mandò a dire circa questi continui paragoni con Platini. Se lui, queste sono le sue parole, basta, sono stufo, tutti mi paragonate a Platini, ma io sono un giocatore diverso e vi inventate mille più storie, non capisco cosa vogliate da me, non posso vincere le partite da solo. E questa era l'amara considerazione di Zavarov, che si sentiva impotente in una Juve che tecnicamente era quello che era e lui non si trovava in uno spartito da recitare a memoria come era quello della Russia di Lobanowski. Zoff stava preparando la partita contro il Napoli di Coppa UEFA. Alle ore 20:30 del 1 marzo 89 il comunale di Torino era un vulcano pronto ad esplodere, quando però lo speaker dello stadio annunciò la formazione della Juventus, molti storsero il naso per l'esclusione del Michelino Laudrup. Il Napoli prese immediatamente in mano la partita, obbligando la vecchia signora proprio a metà campo, e Tacconi si dovesse superare su una punizione di Renica che deviò di par suo in calcio d'angolo, risultò decisivo in un altro paio di situazioni. Zavarov sembrava il solito giocatore abulico e inconcludente. C'è da dire che Zavarov stava esordendo in Coppa UEFA, perché non poteva giocare nella prima parte, come vi ho detto prima, per via del tesseramento tardivo. Dopo aver perso un contrasto con Crippa, che gli volse un sorrisetto figlio della presunta superiorità, al 15° del primo tempo il sovietico, punto ancora una volta nell'orgoglio, salì in cattedra e la situazione cambiò drasticamente. Fu in quel momento che lo zar, servito da Massimo Mauro sulla tre quarti d'attacco bianconero, puntò il centrocampista napoletano Fusi e lo soltò di netto, portandogli la sfera sul sinistro per concludere a rete. Ma che prima che potesse farlo il partenopeo, lo tranciò di netto. La Filadelfia ruggì su di sé appunto e Zavaro, da sempre poco incline alle proteste, fine a se stesse, si rialzò,
spolverandosi i pantaloncini. Sugli sviluppi del calcio piazzato, Altobelli aprì per il terzino di Agostini e insieme a Zavrov andarono ad attaccare l'area di rigore. Lo stesso terzino centrò in mezzo alla ricerca di due attaccanti. La sfera passò sopra le teste, la testa dell'ex interista, ma venne raccolta da Marocchi, che di petto servì all'occorrente Bruno, che sguinzagliò un destro al fulmicotone, che non lasciò scampo al portiere azzurro Giuliani, vagamente proteso in tuffo. La Filadelfia comunale intera esplosero, mentre Pasquale Bruno correva come un forsennato sotto la curva Filadelfia. Zavarov, da quel momento, prese in mano bianconeri. Prima si prese il lusso di saltare Maradona a metà campo, guadagnandosi l'ovazione della Filadelfia, e poi con un'apertura millimetrica mandò De Agostini al cross dopo aver fraseggiato con Galia. Il sovietico si muoveva su tutto l'arco d'attacco e i due marcatori napoletani, Corradini e Ferrara, non sapevano letteralmente che pesci prendere. Al 44esimo, dall'ennesima iniziativa del sovietico, nacque il raddoppio bianconero. Zavarov prese palla a ridosso della linea mediana, sorbì Mauro, il quale liberò sulla destra piccolo Ribaros, che mise al centro dell'area napoletana un tiro cross velenoso che centrò lo stinco di Corradini finendo in rete. La Juventus andò in riposo con un rassicurante punteggio 2-0 e soprattutto con un ritrovato e spumeggiante Zavarro. Diciamo che Zavarro fece anche altre azioni brillanti con la maglia della Juventus, sempre la partita contro i partenopei, e il giorno successivo Tutto Sport premiò la prestazione del sovietico con un bel 7 in pagella, mentre il Guerri Sportivo intitolò "Canta la Juve di Coppa grazie a un grande Zavarov". La domenica successiva la Juve superò 2-0 in casa l'Ascoli e Zavarov fece il minimo sindacale, mentre 7 giorni più tardi la vecchia signora venne travolta al Milan di Sacchi a San Siro con un netto 4-0. Zavarov pagò come tutti i suoi compagni e venne sostituita alla fine del primo tempo da Marino Magrin. Ma nel viaggio di ritorno successe qualcosa che minò l'intero proseguimento di stagione del sovietico, un qualcosa che neanche in futuro volle mai spiegare. Il mercoledì successivo, 15 marzo, la Juventus scese a San Paolo di Napoli per la partita di ritorno forte del 2-0 d'andata e, come ci ricorda ancora una volta Massimiliano Fantasia, avvenne che venne annullato nei primi minuti di gioco un gol regolare di Laudrup che grida vendetta, e poi siamo noi ladri, che come ci apostrofano i napoletani, dove la Juventus andò, poteva andare in vantaggio per 1-0, invece andò sotto per 2-0 con i napoletani che praticamente avevano annullato il vantaggio dell'andata. E allora che successe? Successe che mentre una Juve orfana di Zavarov al ritorno, perché Zoff gli preferì Laudrup in campo, perse la partita al 119esimo mentre stava pregustando i calci di rigore alla Juventus con una deviazione di Renica al 119esimo. Di lì a poco ci fu un'annata e un'estate strana con trame di mercato che avrebbero visto la Juventus liberarsi di Sasha Zavarov. Ma Sasha Zavarov venne confermato e la Juventus anzi raddoppiò sovietici, perché arrivò alla corte di Madama un altro giocatore della Juventus che prese il nome, aveva il nome di Alexei Alenikov, scusate, ho confuso, Sergei Alenikov. Sergei Alenikov, come diciamo, recitò una copertina di Urra Juventus che adesso vi voglio mostrare, quindi scusatemi le gaffe, ma non riesco a fare due cose contemporaneamente. Sergei Alenikov, che poi ha dimostrato in realtà di essere un ottimo centrocampista, tutto polmoni e quantità, con anche al suo attivo qualche gol. Vedete, nacque la Juventus, come ci ricorda la copertina di Urra Juventus, con
una nuova squadra, sempre allenata da Dino Zoff, che sarebbe dovuta partire per cercare di vincere quell'agoniato scudetto che mancava da tanti troppi anni. Alenikov crescerà in questa seconda annata, mentre Zavarov, dopo un inizio molto molto entusiasmante, tra tanti bassi e pochi alti, finendo per perdere il posto anche a vantaggio di Pierluigi Casiraghi. Pierluigi Casiraghi che segnò tanti gol decisivi di questa seconda annata juventina che risultò rispetto alla prima vincente, perché vincemmo due titoli quell'anno. Vincemmo una Coppa Italia contendendola al più forte Milan della storia, quello dei tre olandesi, e vincendo anche una Coppa UEFA, disputando una finale con la Fiorentina di Roberto Baggio, che di lì a un anno sarebbe diventato un nostro calciatore. Zavarov, nonostante tutto, fu un vincente di quell'annata, perché grazie ai suoi gol e alle sue prestazioni riuscimmo ad arrivare in finale di Coppa UEFA. Salvo poi Zoff non fargli giocare né la finale di Coppa UEFA, e io ricordo di essere deluso per questo, perché ricordo le ottime prestazioni nelle partite precedenti, mentre la Juventus si laureò campione d'Europa per quanto riguarda la Coppa UEFA e mise diciamo nella propria bacheca un'altra coppa nazionale. Dopo quell'annata Zavarov saluterà il calcio italiano andando a giocare nel Nancy, ancora una volta quindi Platini, la prima squadra di Michel Platini, che nel frattempo era un suo dirigente, se non vado errato, il vicepresidente del Nancy. La Juventus agevolò la partenza di Sasha Zavarov in quel del Nancy, pagandoli sostanzialmente anche parte dell'ingaggio. Sasha nel Nancy disputò un'ottima stagione. Continuò a giocare e si ambientò nella Lorena francese, andando anche ad allenare squadre di seconda e terza categoria e vivendo, diciamo, trasferendosi in Francia e concludendo la propria carriera da allenatore in Europa, appunto, con le compagini francesi. Queste sono le parti salienti del libro di Storia di un campione triste di Danilo Crepaldi, che vi volevo presentare quest'oggi e che vale la pena davvero di acquistare, perché è un libro ben scritto, un libro che ci fa rivivere dei momenti della nostra infanzia calcistica, no? Ci riporta alla mente, se non un periodo costellato di vittorie, un periodo comunque in cui dovevamo rinascere Juventus, dovevamo rinascere grande squadra, perché stavamo mettendo, diciamo, le pedine al proprio posto. E lì ci sarebbe stato un incidente di percorso nella crescita della Juventus, perché avremmo licenziato l'allenatore dei due titoli di Dino Zoff per fare un salto nel buio con Manfredi. Dopo le rivoluzioni ci sarà la restaurazione con
altre due annate di Giovanni Trapattoni, che tanto bene, tanti titoli aveva vinto precedentemente con la maglia della Juventus, fino ad arrivare poi a quel Marcello Lippi che ci riportò in alto in Italia e in Europa. Massimiliano ci ricorda da Sergei Alenikov che rubammo al Genoa mentre stavo andando a incontrare Franco Scoglio. Diciamo che nel libro troverete che il Genoa stava cercando di trattare con l'interlocutore sbagliato. La Juventus in realtà, questo era quello che avevano detto i giornali del tempo, che fu soffiato al Genoa di Scoglio. In realtà la Juventus fece una trattativa con chi avrebbe dovuto condurre la trattativa, a differenza del Genoa, e portò a Torino un giocatore molto utile alla causa, Alenico, che contribuì in maniera decisiva per il piazzamento UEFA e soprattutto per vincere la Coppa. Manfredi non volle confermare i giocatori sovietici e la Juventus puntò non soltanto con i giocatori sovietici, a ben vedere Manfredi non volle neanche anche Rui Barros, che era stato una delle, non dico colonne portanti, perché era un giocatore di 1,60 m, ma un giocatore molto molto determinante per quegli anni bianconeri. Non volle Rui Barros, non volle Alenikov, non volle Zavarov. Era una Juventus che puntò su Julio Cesar, che già era a Torino e aveva vinto una lo fece prendere, se non vado errato, proprio quell'anno con Manfredi, perché con Julio Cesar e con Dario Bonetti offriva una coppia centrale di un certo spessore dal punto di vista proprio della rudezza fisica. Però aveva nella coppia dei terzini due anelli molto molto deboli, che erano i Luppi dei Marchi, che aveva portato Manfredi da quel di Genoa. Con questi aneddoti, che spero vi abbia fatto piacere risentire, riascoltare, perché poi in definitiva fanno parte del nostro bagaglio di tifosi della Juventus, io vi saluto il fedelissimo Massimiliano Fantasia, che ringrazio per avermi fatto compagnia in questa diretta insolita di Amarcord e di recensione di questo libricino. Non è un libro che ha molte pagine, quindi potete leggerlo tranquillamente sotto l'ombrellone, di sole 146 pagine, l'ho letto in una giornata, davvero molto molto piacevoli, perché ci ricordano quello che fummo e soprattutto ci fanno assaporare anche con una certa tranquillità quelli che sono dei momenti storici di transizione che stiamo vivendo anche con la nostra Juventus. Non si può sempre vincere, le vittorie hanno dei cicli, i cicli nascono e finiscono, sta a una società ben costruita farli durare il più a lungo possibile, i cicli positivi, il più breve tempo possibile, quelli di transizione. Con questo vi saluto, vi do un abbraccio e vi do appuntamento nelle prossime puntate Super Santos Bianconero. Perché no, forse anche stasera, se i miei compagni di viaggio saranno d'accordo. Un abbraccio a tutti.